La medaglia d'oro Pegaso della Regione Toscana è stata assegnata alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla luce del suo impegno a supporto delle istituzioni e del sistema sanitario regionale nel corso dell'emergenza sanitaria generata dalla diffusione del Covid-19. Il premio è stato consegnato dal presidente Enrico Rossi al presidente della Fondazione Luigi Salvadori nel corso di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati. Voglio iniziare un percorso che piano piano mi porterà a dire grazie a nome ovviamente dei cittadini e della Toscana e anche a nome mio personale a tutti questi enti, persone, associazioni. Tra queste un ruolo senz'altro lo ha svolto la Fondazione Cassa di Risparmio, perché è accaduto che non solo facesse valere le proprie relazioni con la Cina per importare mascherine e altri dispositivi fondamentali per intervenire durante la pandemia, anche nelle strutture sanitarie, ma addirittura ha anticipato le risorse e quindi ha rischiato in prima persona. La Fondazione ha contribuito a reperire 52 milioni di mascherine che sono state distribuite sull'intero territorio regionale ed ha anticipato alla Regione Toscana quasi 49 milioni di euro per acquistare e ricevere in tempi rapidi materiale sanitario necessario a fronteggiare l'epidemia. Per tutta la Fondazione è un grande orgoglio e siamo molto fieri di questo e devo dire che durante il coronavirus, quando abbiamo fatto tutte queste operazioni, c'è stata una unitarietà nel comportamento della Fondazione, cioè gli organi, i soci, tutto il personale è stato molto molto attivo e abbiamo avuto la possibilità di fare delle operazioni di grande urgenza immediatamente. La Fondazione ha donato 2 milioni e 700 mila euro per la sanità pubblica, fra tute, mascherine e kit sierologici, e 1 milione e mezzo al volontariato, oltre a giochi per i bambini e tablet per la didattica a distanza.